Ed eccoci di nuovo in diretta per questo incontro attesissimo. Questo non è un incontro, questo è l'incontro. Due dei più grandi protagonisti del biliardo moderno. In due contano qualcosa come 3 titoli mondiali, 2 in singolo per Andrea Quarta, 1 per Matteo Gualemi. 2 titoli di campione del mondo insieme, quest'anno quello conquistato in Sudtirol per la squadra italiana. Abbissare quello di Lugano di qualche anno fa, era il 2019. Qualche campionato europeo, qualche campionato italiano, qualche tutto. Insomma, stiamo parlando dei due protagonisti insieme a Michelangelo Agnello. E tra l'altro era sulle tribune. L'ho appena le visto. Le tribune sono pienissime. Gli ho fatto anche i complimenti. Ho fatto la battuta, nemmeno ci fosse quattro Gualemi da vedere. Esatto, gli ho fatto anche i complimenti per il maglione, tra l'altro a Michelangelo, perché è in perfetta tinta. Magari se riusciamo ad andarlo ad acchiappare sulle tribune. Ha detto, e mi fa, hai visto, ho messo il maglione dello stesso colore delle poltrone. Gli faccio, l'avevo, eccolo lì, eccolo lì. Il grande Mi King, il campione italiano dei professionisti in carica, accompagnato dall'inseparabile Dina. Poi c'è anche Galeotti a seguire le sorti del suo caro amico Gualemi, con cui ha vinto 2 titoli italiani a coppia consecutivi, tra l'altro, quindi non è mai facile ripetersi, insomma, vincere 2 campionati italiani in coppia, insomma, sicuramente per Galeotti, che è un amico da una vita di Matteo Gualemi, insomma, è stata sicuramente una bella emozione. Amico, allievo, anche se lui ha cominciato con l'Albertone nazionale. Sì. Alberto Putignano. Anche Gualemi ha cominciato con Alberto, c'è stato davvero poco, perché diciamo Alberto si è divincolato subito, come dire, io non ho da insegnargli molto di più. Sì, era ai tempi della biliardoteca di Firenze, a un certo punto Alberto disse, ma io a questo qua cosa gli devo insegnare? Beh, Matteo, tanto guardate, è uno scorcio della tribuna piena in ogni ordine di posto. Sì, è totalmente piena, sì, sì. Match attesissimo, che sapeva c'è posto in piccionaia, noi siamo appena lì in alto sulla destra, però sono terminati i posti anche qui. Peccato che questo sia un 128esimo di finale, da chiedere probabilmente a qualcosa in più Gualemi. Insomma, non gli parte, non gli parte male, sì. Infatti stavo guardando, da chiedere forse da questo incontro, da ogni Grand Prix, a qualcosa in più Matteo Gualemi, perché mamma mia come le tira. No, perché non ha mai vinto il Gran Premio. Non ha mai vinto, miglior risultato la semifinale, dove nel 2018 perse da Rossano Rossetti, poi quel Savenzano fu vinto da David Martinelli, si stava per configurare una finale tutta toscana, però non fu d'accordo Rossetti, che mi ricordo alla bella vinse a Gualemi, una partita che Gualemi pensava di avere già in tasca, insomma fece 2 bei tiri finali Rossetti, meritatamente andò in finale. Poi quella finale effettivamente Rossetti non giocò benissimo, giocò molto meglio David Martinelli, e quindi vinse il suo primo titolo per entrambi, sarebbe stato il primo titolo, e se lo aggiudicò Martinelli. Quello è stato e rimane il miglior risultato per Matteo, quindi il terzo posto, non ha mai giocato una finalissima, mentre di finali ne ha giocate qua tantissime, quarta, sicuramente 4 quelle che ha vinte, una anche persa con De Riccardi. Quindi in totale 5 finali per il Grand Prix. Insomma, tendenzialmente quando arriva in finale quarta timbra il cartellino. Come abbiamo già detto nella prima telecronaca, è un diciamo pronostico che si fa difficilmente. Lo scorso anno vinse Fabio Mura, chiaramente un outsider, un giocatore appartenente l'anno scorso alla categoria The Master, grazie a quella prova vinta lo scorso anno ha conquistato meritatamente la categoria dei nazionali.
da blu sopra Lugano, però è un refuso che rifarei molto volentieri. È stata una grandissima emozione e una grande emozione per la nostra nazionale che si sicuramente schierata dal CT Olivo si è presentata con i giocatori più forti, come è giusto che sia, e che si conferma la nazionale più forte del mondo. E questo non ci fa che, anche se effettivamente lo diciamo spesso, continueremo a dirlo anche perché ci sono i risultati che parlano e le partite che parlano, le nazionali danesi, le nazionali sia la danese che la nazionale tedesca è davvero, stanno pian piano migliorando. Sì. Ma poi il livello di gioco in Europa comunque si è alzato. Dall'altra parte c'erano anche due nazionali temibilissime, quella dell'Uruguay che in effetti poi ha conquistato la finale, e quella dell'Argentina, dove anche se l'ho seguito relativamente poco, probabilmente ci si aspettava qualcosa di più. Sì, sicuramente. Eccoci qua, siamo pronti per questo 128esimo di finale. Purtroppo, ripetiamo, questi due grandissimi campioni si incontrano a questo punto del tabellone. Quello che noi ci auspichiamo è di vedere un grande spettacolo. È tutto pronto sotto la regia arbitrale di Fabrizio Forloni al segnapunti. L'arbitro del segnapunti invece è Vincenzo Ferentino. Devono ancora probabilmente disputare il tirage alla banda, infatti sì, sono entrambi in posizione, stanno aspettando le biglie dall'arbitro. Vedremo chi andrà per primo a battere l'acchito e quindi chi si aggiudicherà la biglia bianca. Le ultime disposizioni dell'arbitro Forloni ai due giocatori. Vi chiediamo gentilmente di condividere il filmato, perché insomma sappiamo che è una partita che può arrivare a tanti contatti. Insomma, è una partita che è capitata nella scorsa prova, nella semifinale. Adesso effettivamente, come hai detto tu, capita forse un po' troppo per questi 128esimi, però insomma un quarta Gualemi va sempre visto, assolutamente, anche perché potrebbero anche avere da farci vedere qualche tiro. Sono stato riduttivo, socio. È facile, eh? A me piace, come te, a me piace vincere facile, socio. Alla Kito Gualemi che batte con la biglia bianca. Io l'ho condiviso, fatelo, l'ho proprio fatto in questo momento, fatelo anche voi. Quarta decide per l'appoggio, non forza, un appoggio che sarà di lunga, probabilmente a cercare quella parte. E qui quarta rimane colpevolmente corto. Buon per lui che è rimasto cortissimo, perché se fosse rimasto un po' meno corto avrebbe potuto addirittura far propendere Gualemi per la scelta dello scatolino, e non è detto che Matteo non lo scelga lo stesso. E infatti vediamo se lo gioca, se si mette su una diagonale per giocarlo liscio o se comunque lo toccherà di leggero effetto a destra. È un goccio, un goccio glielo dà proprio per dargli la diagonale del buca a buca. Gliel'ha dato troppo. 4 punti soltanto. Non punisce l'errore iniziale di Andrea Quarta. Quarta che può andare ad uno striscio di leggerissimo effetto contro. Una parte non buona trovata dal Cannibale su questa mezza garuffetta, su questo appunto striscio di effetto contro. Qui proprio questa via di mezzo che lascia una bricolla bellissima in ingresso per Gualemi. Qui c'è proprio l'attacco difesa, posizione ideale. E Matteo sfrutta subito questa prima occasione e realizza 60 punti a segno subito alla seconda opportunità, questa molto più nitida della precedente. Sì, a me sì, la prima non era un po' non convenzionale, cioè un tiro che non giochi spesso. Questo Matteo penso lo giochi anche quando dorme. La risposta di Andrea Quarta di tre sponde di calcio sul largo. Trova scarsa la palla avversaria, probabilmente non difende. Ma se c'è una probabilità che diventa concreta, striscio di passaggio o filotto di una passata per Gualemi, penso ci siano entrambe le possibilità.
ma la vedo molto meglio visto la posizione del pallino. Andiamo, tracciamo lo strato, vediamo per capire cosa guardano. Mandiamo pure lo strato in diretta. Arriva fino in fondo, tira un po' di più. Scusa un attimo, sono in steola di foglio. Proprio la buca. Proprio la buca. Il fatto anche lo striscio di passaggio, Striscio di mezzo colpo o giro di passaggio? No, giro di passaggio con quell'effetto lì, a batterla corta con la sua. Buona. Perché questo effetto? Si poteva anche non dare, però Matteo l'ha dato probabilmente anche per cercare nei sogni di trovare un run versé un po' più importante, levare addirittura la strada della garuffa quarta. Quarta dalla parte buona del tiro, fin troppo. Lascia una garuffa sull'altro angolo, sempre nello stesso quadrato. Grande partenza per Matteo, 84-0. E questa è un'altra chance per Matteo, perché qua tutti i tiri di calcio sono chance per giocatori di questo livello. E come aveva preso il punto brutto prima. Sì, questa è un po' meno brutto, perché era in una posizione che comunque anche su quella presa di palla lascia una diagonale un po' più scomoda. Sì, pensavo che avesse, vedendola da lato, pensavo che avesse più la bricolla, anche da alzare un po' leggermente la stecca. Quarta sul largo, questo tre sponde di calcio. Questo è effettivamente brutto, perché lascia una bricolla proprio che è il pane quotidiano per Matteo. Vediamo con che effetto la va a interpretare Gualemi. Decide per un effetto quasi pieno, quindi si manterrà sullo stretto della palla gialla, probabilmente. No, invece la... No, ha valutato... Di più. No, vabbè, ma ha valutato probabilmente di realizzare e basta, cioè è avanti, ha cercato di tirare il tiro più facile per realizzare. Non se l'è complicata, ha senso, soprattutto se sei avanti nel punteggio. Però una buona uscita di Andrea che chiude il gioco, adesso realizza 4 punti. Penso Gualemi vada semplicemente cercare palla, però Matteo ogni tanto ci stupisce con le sue uscite di sponda. Però la guarda, ma poi penso vada semplicemente... Ma sì, la sua perplessità è quella... No, di tre. Allora gli dà la forza veloce. Anche perché se no non la chiudi. Esatto. No, invece la giudica che ce l'ha... Ma secondo me questo è un abbaglio di Matteo. Dove ha battuto? Ce la fa... C'è il replay da questa telecamera? Voglio vedere... Dopo, chiaramente, dopo il giro di quarta. Giro di schiacciata, rimane dal centro. Appoggiarsi al pallino da 4. Tutto perfetto per il cannibale. Esplode il castello. Vediamo la forza. C'è quel pallino che protegge sul calcio. Vediamo se arriva. Lascia forse la strada di Candela, effetto a tenere, ma insomma, è proprio voler trovare il capello. Non c'era tanto margine, Gianluca. Sì, ma non. Sì, ma... Non tutto questo margine, ma un po' più margine ce l'aveva. Evidentemente se Matteo l'ha tirata è perché ha stimato di poter chiudere di steccata, soprattutto di steccata, a parte che di diagonale quella. Ecco, vedi la candela di effetto a tenere, c'è una strada obbligata, quindi deve adattare l'effetto alla battuta che vede e lo fa, si adatta benissimo Matteo. Buona, 16 punti per lui. Quarta la garuffa. Penso propenda per questo tiro il campione di Nardò. E fa cadere benissimo Andrea, realizza 56 punti, fantastico quarta. Insomma. Perfetto, esente da difetti. Quando si dice questi giocano un altro biliardo, c'è verso. Teo qui sembra orientato alla conclusione al volo, non credo... Dio, esiste anche la garuffa. Sì, sì. Sicuramente esiste. È arrivato un piccolino fuori dal castello. Un piccolino fastidioso.
Voleva strangolarmi con il cappuccio della felpa di Billiard Chan. Secondo me la guardia, ma va al volo. È brutta questa cosa. Mi verrebbe neanche in mente. Il pericolo è il traversino, sai. Infatti. Vediamo quanto corre, ma credo che qua Andrea. Il pericolo è questo. Se trovi quella parte lì della palla, pagare il traversino è abbastanza normale. Traversino, peraltro, messo proprio con le mani come diagonale. Sì, vediamo se dopo potrà utilizzare il pallino come schema difensivo sulle tre sponde. No, lascia le due. Non penso. Vediamo. Sono in steola di Fabian Hartl per lo Strator. Non posso. No, c'è tutta libera, dai. Senza discussione. No, l'avevo gli altri bianchi. Però era facile poi lasciare la bricolla. Stare largo una settimana. No, ma non. L'unico modo per non lasciare un tiro lì era o trovare o il 16 largo oppure trovare una misurissima da incastrarlo. Allora, che però ha poco senso, esattamente. Risponde di calcio per Gualemi sul largo, realizza 60 punti. Che risposta di Matteo, se le stanno già dando di santa ragione. 184 a 134. Qui dovrà andare a cercarla di tre, Andrea, a spingerla verso il basso. Se poi la lascia lì, pazienza. È una buona presa di Bidia per quarta. La notizia super positiva per lui è che riesce a attaccare la sua biglia alla sponda corta e non concedere la possibilità a Matteo di giocare un gancio. Con questo pallino che scherma anche una porzione di biglia, Matteo credo che batterà in ritirata di pelo di biglia. Non è che ci sono tante soluzioni. Un'alternativa poteva essere questa, vedeva una porzione che gli garantiva l'appoggio sul pallino con la battente da 6 punti e una centralizzazione. Concede, tra virgolette, un duomo di 3 a quarta, con questo pallino che sicuramente lo protegge da eventuali disastri che però sono su una presa di palla troppo davanti, di sfaccio. Quarta cerca di allungare il gioco. ...190-138... striscio per Gualemi, gli salta un po' addosso, la traiettoria di questo striscio diventa larga, lascia una buona opportunità a quarta, una bricolla tra l'altra stecca piatta che aumenterà la forza. Andrea no, si mantiene con una forza abbastanza bassa, pensavo che stesse dal giusto allo stretto aumentando un po'. Qui questa la ritirerebbe molto volentieri il Cannibale, perché pesa leggermente sul largo, non ha realizzato nessun punto e lascia una replica a Matteo con poco effetto, una battuta obbligata per la presenza del pallino. Matteo sta sullo stretto, difende e si passa allo schema della tre sponde di calcio. ...190-138 il parziale per Gualemi, che ha avuto il merito di rispondere a un paio di conclusioni consecutive di quarta con un calcio di rinquarto da 60. Questo tre sponde di calcio qua non è molto pulito, Dici c'è questo pallino che fa ombra, Fammi vedere. Ma... Allora tira lo sfaccio. Ce l'ha ancora lo sfaccio? Sì. No, tira da dietro. Sembrava la vedesse.
La doveva tenere tanto, una posizione anomala, doveva agganciare l'effetto per farla tornare indietro. Qui Matteo, qui mi insegni che è delicatissimo quando è fuori schema. Beh, anche qua una nota tecnica, si è premurato di una forza, quindi sapendo di non poter essere preciso su una presa di palla, o quantomeno non preciso quanto Quarta intendesse fare, si è premurato allungando un po' la forza. Gualemi, striscio appena tenuto d'effetto, a cadere sul birillo di testa della Goriziana. Questa scappa via. Aiuto, questo è grave. Questo è grave. Secondo me non l'ha tirata, come hai detto tu, Gianluca. Mi sembrava proprio battere liscio, senza effetto. Ma Matteo avrà avuto i suoi motivi. Effettivamente, se riusciamo a mandare il replay, allora, puntava di già senza effetto. Tanto sponda biglia per Quarta, accetta biglia sul posto. Importantissimo questo tiro per il Cannibale, perché può avere attacco e difesa in maniera ideale. Quarta gli fa pesare subito l'errore con questi 36 punti e le biglie posizionate agli angoli. Torna un po' indietro un attimo, scusa, nella preparazione mi sembrava proprio non puntarlo l'effetto. Lasciala un attimo lì, si abbatte la diagonale, questa è una diagonale senza effetto. Poi gliel'ha un filo scaricato, ma probabilmente... Ma non l'ha trasmesso poi alla biglia, perché non ha dato proprio neanche il minimo accenno di farci capire che avesse un pelo di effetto a tenere quella esatto. biglia. Quarta decide per una soluzione frontale, a rispettare il pallino, a rientrare in terza. Non è partito quel goccio in effetto, non è, magari è partito ma non è riuscito a trasmetterlo all'altra. Secondo me l'ha presa grossa, non era questa l'intenzione di Andrea. Non penso che Andrea su una palla del genere abbia giocato, soprattutto con questa forza, a rientrare di terza rispettando il pallino. Ha fatto la prima, secondo me, cioè l'idea è che abbia giocato a farne tanti. Tanto c'è questo birillo che sicuramente copre da un tiro diretto. Matteo sta segnando qualcosa dalla lunga. Dici, la vede? Sì, se non si sarebbe chinato. Secondo me guardava per il giro. Vediamo Gualemi, la forza che riesce a dare alla palla. Un po' lunga, è lunga. Ma un po' abbondante. Beh, sai, qua, questa è la forza che dai per tutelarti da quell'altra, perché Matteo qui si è premurato di non rimanere corto, chiaramente volendo e dovendo portare la palla più o meno in quella zona. Quarta va immediatamente sul gancio, non ha neanche valutato la garuffetta. Dio, sarà che questo schiaffo così, questo gancio, insomma, più di qualche volta, anche sapendolo, regala questa brutta sorpresa che all'italiana potrebbe essere, all'italiana anche ai doppi potrebbe essere quasi un errore veniale. Qua poteva diventare un errore grave. Sì, alla fine effettivamente Quarta era molto rammaricato dopo quel gancio, perché era, oltre a averlo sbagliato, insomma, da birilli era rimasto anche un po' corto. Parabola per Quarta. Gira tanto sullo stretto, ottimo controllo comunque della forza, bel gesto tecnico del campionissimo di Nardò. No, Matteo non credo abbia a disposizione la bricolla, quindi dovrà andare di tre. Si risponde che in difetto di una marcatura è una presa davvero eccezionale, perché mette... La giocava così anche nella culla. Che le piglie proprio in difesa centrale sulle lunghe. Quarta è obbligato ad andarci, credo, al volo di due. Con qualche pericolo con quel pallino forse, ma vediamo. Diciamo che non vorrebbe ritirarla questa. No, a far 16 a prenderla così e non bere.
Non, secondo me non ha la curiosità di capire cosa... Ha detto proprio, va bene così, mi fido. Vediamo se Gualemi giocherà, infatti, ad andare avanti, a spostarsi, sì, al centro. Al centro. Gioca al centro, di colpettino. Ah no, la fa scivolare fino alla buca. Attenzione alla forza. È buona. Naturalmente si doveva spostare tanto, sì. la diagonale che buona, ma non buonissima. Percepivamo. Dio, si è andato a prendere una forza difficile da interpretare, Matteo. Tanto quarta, infatti, gli fa pagare subito questa incertezza. 52 punti per il Cannibale, che si mette a 2,58. Ma la domanda è, ma perché Matteo, se avesse avuto la grossa andare al centro, ha ragione lui, con più forza. Ma perché ha giocato? Secondo me aveva paura di farla sullo stretto e impattare quel pallino. Dice che non l'ha tirata a ringaruffare. Sì. Perché secondo me aveva paura di prendere quel pallino, di farlo un pochino stretto e ringaruffare sul pallino, la sua messa nella buca, aveva paura di perdere sponda palla di vedere quel pallino. Almeno questa è l'unica interpretazione che do. No, ma perché, anche perché è l'unica interpretazione attendibile, se non ce ne sarebbero altre. È molto più semplice gestire. Perché non è messo, capito? Non è messo. Se il pallino fosse stato allacchito, avrebbe tirato sicuramente a giro. Ma infatti, secondo me, non era, ce l'aveva leggermente da allargare, quindi poteva levarsi dalla buca. Allora, questa è un'altra. È un'altra cosa. Gualemi bricolla di misurissimo, altro rosso. Un altro 60 per Gualemi. Mamma mia. E sono tre i 60 siglati da Gualemi. Uno di bricolla all'inizio, un altro di tre sponde di calcio e un altro di bricolla. Quindi tre volte 60 per Gualemi. Ogni tanto è un po' fastidioso. Non trovi? Quarta decide di toccare palla. Decide giustamente, meglio di così non rimango. Concede due, poi c'è anche quel pallino che ostacola la conclusione frontale. Matteo tirerà gancio veloce. O anche di misura, Matteo lo gioca spesso anche la soluzione di misura. Vediamo dove si mette. Così gioca veloce. Così lo tira veloce. Anche perché insomma marcare sarebbe importante adesso per lui. Siamo fatto 20 perché quello l'ha spostato vistosamente. Ma secondo me un pochino lo ritirerebbe volentieri. Quarta, intercetta il pallino con la battente, realizza 12 punti, 4 con l'avversario, un totale di 16. Matteo ha un passaggio buono per il Castello. Sì, una raddrizzata può diminuirla leggermente di forza, riesce ad andare sotto al pallino lo stesso. Potrebbe riuscire a fare qualcosa di bello qua. Come la abbassa la forza della gialla, proprio perché è una forza che naturalmente poi porta sotto al pallino sullo scarso. Capolavoro perfetto, questo. Perfetto Gianluca, avevi letta benissimo, bravo lui. No, anche te ora, ma te lo conosci a mente, però insomma non era così. Bravo. Lo so, però non era bravo. Così scontato avere questa lucidità, perché di solito si tirano a portare fino alla lunga questi, capito? No, io con quell'angolo lì le accorcio, capito? Sempre. Perché perché lui in Toscana, lui che ha appreso dai grandi della Toscana, ha anche lasciato poi adesso, no? Io sono stato nella generazione di mezzo dove per un certo punto ho dato e dall'altra parte ho preso. Ho seguito proprio la crescita di Matteo. Negli ultimi anni c'era solo da prendere. Matteo ha delle forze come Sandro, infatti c'è tanto di Sandro in Matteo, David, insomma.
Ma ormai li ho portati anche lì da noi a Pavia, li ho portati a dire, sì, in effetti gioca un po' un altro biliardo. Gancio sullo stretto per Gualemi, uno schema tipico, vediamo se la forza è quella corretta. Punti per quarta. Guarda che bello, nasce in tenuta estiva. Sembrava di essere bene, la temperatura ideale. Ah, sembrava di essere alle Maldive quassù, quindi il pelo di biglia per Gualemi. Sì, qua chiaramente una scelta dettata dalla posizione del pallino, che può essere almeno parzialmente in interdizione sulla risposta di quarta, che infatti dovrà andare al volo dalla lunga. Sta dalla parte dello sfaccio, no, più che altro prende la parte dello sfaccio, non penso sia stato lì, credo Andrea. Sia stato da quella parte. E qui sono curioso. Qui non va di calcio, secondo me va di calcio. No, non penso. No. Penso che la giochi perché il pallino lo riprotegge. Di calcio per forza, secondo me se la pizzica bene a tutte e due. Ma la vedo io sta. Ah sì. No, per il pallino la vedevo io partire più storta. No, ho avuto una percezione brutta io di partenza della battente, ma sai la paura, no? Quella quando non ce l'hai proprio perfetta, che la tiri, prendi il pelo. È vero che se prendi il pelo tu mi dirai che succede, vieni via in una buca. No, ma proprio l'ho letta male io. Giro per quarta ad andare avanti, delicatissimo. Quarta abbassa la forza, fa tutto quello che andava fatto. Assolutamente non banale questa esecuzione di Andrea Quarta. Nonostante tutto lascia qualcosa, perché Matteo va a guardarsela. Io penso che un campione a questo livello metta in conto, quando gioca un giro ad andare avanti così, che c'è la possibilità di lasciare qualcosa. Cerchi di lasciare il meno peggio, addirittura c'è la stecca bassa. Ma allora a questo punto per il gancio, sempre su questo schema Gualemi, e qui non ha le tregia Luca, non credo. Vediamo, è un'uscita quarta, è veloce su questa cosa, è un'uscita 22-23. È in una delle specialità della casa, il 2 di volo in quella posizione. Tutta la parte esterna è buona, questo è un po' il limite. E sono brutte notizie queste per Andrea, perché se sfila lungo e Matteo avesse questo tipo di ingresso, l'angolo di partenza lo favorisce questo ingresso. Vietato andarci in testa, vediamo se deciderà di scavare bene questa entrata solo di colpi in pancia per riuscire a fare ad allargare la palla avversaria, ma addirittura sta appena sopra, quindi ce l'ha abbastanza buono questo ingresso. Eccolo qua, addirittura l'ha avanzato. E poi oltretutto un buon impatto sul pallino per Matteo, anche se forse ha il gancio ancora. Forse deve alzare un po', e per il tipo di tiro è quasi meglio se ce l'ha a stecca alzata, soprattutto se prendi il largo, perché ti muovi si muove meno la tua. Esatto. Quindi questa la ritirerebbe volentieri, questa faceva parte delle occasioni per quarta, soprattutto a questo punteggio. Ma qui curiosissimo dell'esecuzione di Gualemi, esiste la soluzione di traversino forte, vediamo se sta in garanzia, sta sul grosso, oppure se abbassa la forza e tira le tre passate per allargare mollemente l'avversario sui birilli. Matteo, questo è un capolavoro di chiusura per Gualemi. 1-0 per Gualemi, fantastico Matteo Gualemi. Questo non era banale, questa chiusura non aveva niente di banale, doveva fargli guadagnare più di un diamante, e solo il filotto di terza c'era. Bravissimo Matteo, 1-0 per Gualemi. Pubblicità. Ogni pezzo di legno è un racconto.
Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Subito in diretta per eseguire il secondo set tra quarta e Gualemi alla Chito quarta, che fondamentalmente non è che abbia commesso dei grossi errori, magari non ha sfruttato qualche occasione non facile da sfruttare, ma qui si è trovato davanti un Gualemi che gli ha fatto innanzitutto tre volte 60, due di bricolle e una di tre sponde di calcio, e poi un traversino davvero stellare, tutt'altro che semplice. La chiusura era da apprezzare, la forza, giustamente era una palla che con questa diagonale più circa un diamante e mezzo di differenza con l'avversario da portare tanto nei birilli, sì, giustamente si metteva a posto solo di terza e soltanto diminuendo la forza. Prende questo pallino, è andato vicinissimo al super tiro. L'impatto col pallino non è sicuramente favorevole, lascia questo sfaccio, mano sul panno, biglie vicine a Matteo. Quella gioca dalla grossa con poco effetto a contenere la battente nella zona di sinistra del tavolo. No, invece mi ha smentito, qua è incrociato. Posso per una volta non essere d'accordo con Gualemi? Anche perché la diagonale era abbastanza comoda per inchiodarla, L'ho vista proprio male così io, no. Secondo me la voleva tirare dove, come hai detto tu, ma non ha partito l'effetto. No, non fa mai un errore del genere. Sono due steccate completamente diverse. Per un discorso dell'effetto, che non gli sia partito quell'effetto dovuto a destra per mantenerlo. No, ma è proprio diversa la steccata. Senso, anche se porti l'effetto, se vuoi incrociare, la spingi via. E gli fa pagare subito questa incertezza quarta, che realizza 40 punti e mette la sua a muro sulla sponda lunga. Bravissimo Andrea, puntualissimo. E c'è da dire che Andrea gli ha fatto pagare anche le minime sbavature. Ti ricordi quello sponda palla intestare da 52 dopo il giro? Sì, cioè, mi hai anticipato proprio. Quarta con poche colpe, obiettivamente. Più meriti per Gualemi. Se poi riusciamo, vediamo un po' lo sfaccio di Matteo. Sicuramente l'ha giudicata meglio lui di me, però mi sembrava una palla da mantenere lì, via. Sì, lui l'ha giocata così, perché te lo dice la profondità di steccata, l'ha proprio mandata via per dirgli corri. Se giochi dalla grossa, inchiodi lì la steccata anche per far assorbire meglio il taglio a quell'altro. Delicatissimo Matteo, mamma mia quanto ci è passato vicino. E allora? Che uscita di Gualemi, con il brivido Matteo Gualemi. Non ci è passato lontanissimo da quel birillo, Poi Mirko adesso, che ha tutte le sue particolarità su queste curiosità, ci farà vedere a quanto è passato. La biglia di Matteo è passata dal birillo dopo l'impatto con la lunga. Non ci stava un millimetro di più. Non ho capito. Allora, questo è lo sfaccio di cui vedi come l'ha buttata proprio. Alzare la punta della stecca, questa meccanica che va dal basso verso l'alto, fa camminare la sua. E quindi è chiaro che l'abbia giocato in questo senso. Se avesse giocato dalla grossa, l'avrebbe inchiodata qui, vediamo, lì. Vediamo, qui è una garuffa di quarta. Ritorniamo con le immagini in diretta. Tentativo di disimpegno per Gualemi. Non difende, ma c'è un angolo da allargare appena per quarta, quindi andrà verso l'angolo con la battente, giocherà la misura della palla bianca appena dietro i birilli. Gli salta un po' addosso, gli salta veramente bene. Poco addosso, doveva saltargli un filo di più, però. Sì, sì. Diciamo che abbia coperto. Sì. Alla diagonale forse vediamo qualcosa. No, non siamo chiaramente in direzione, ma vediamo Matteo che si dirige invece verso la sponda lunga per... Qui ha ancora modo di arrivarci dietro di Accosta. No, deve andare di lunga lunga di Accosta addirittura. Ah no, di tutto effetto. Ma guarda.
Questa non la risiederei. No, no, no. Sono già più di 3.000 i dispositivi collegati in questo venerdì pomeriggio. Considerate che 3.000 dispositivi vogliono dire, da conti che sono stati fatti chiaramente dai nostri tecnici, una quindicina di migliaia di persone a seguirci qui in diretta dal Palais di Saint Vincent. E quarta, vediamo se vengono da sotto. Ah, peccato. Pensavo che avesse anche quasi 16. A prendere quel birillo, quella doppia opzione. No, è troppo partita troppo vicino all'angolo. Sì, deve vero. Essere più spostata. E... Sì, deve essere un po' più verso il centro. Più verso del il tavolo. Centro. Sì, certo. Sì, certo. Solo 4 per quarta. Stretta per Matteo a contenere. Vediamo se riesce a passare il castello di 2 passate e mezzo. Credo che non riesca a tornare in difesa Matteo. 28 punti. E quarta, qua, quella a disposizione, quello sfaccio che vi dicevo prima. Partenza, vedete, dall'angolo, avversaria in faccia al 15. Taglia leggermente troppo Andrea, ma è infatti, come vi dicevo, l'errore grave da fare è proprio questo, cioè il fatto di tagliare troppo. Se tagli troppo, la battente rallenta troppo e l'altra si apre e quindi non trovi distribuzione. Analizzato 26, un po' migliorato lo score con il doppio sbirillo da 10 punti, però grande rammarico per quarta per non aver trovato difesa centrale. Matteo che decide di vederla, alza un po' la stecca, quindi farà una leggera parabola. L'agganciata realizza 10, riesce bene a incrociare. Secondo me, io guardavo il passaggio dal birillo, non penso che avesse tanto più di questo. Sì, infatti ho detto decide di vederla. che un conto è vederla, un conto è decidere di vederla. E qui sono le tue uscite politiche che io amo immensamente, no. Socio. No, ma è la verità. Assolutamente, cioè, assolutamente. Una palla puoi anche decidere di vederla. Ti prendi i tuoi rischi. Sì. E poi nella tua cameretta la sera. Se la poi sbagli. Se butti giù il birillo, insomma, diciamo, ti assumi le responsabilità. Già. Guaremi, 3 birilli su questo striscio. 3 birilli dall'angolo, Matteo. Marcatura che fa malissimo a quarta. Lo riporta addirittura avanti. Trasponde di calcio per quarta, ancora sul largo. Andrea Letto non è riuscito a leggere questo angolo, è il secondo errore che fa qua. Forse un po', è vero che è nei suoi ritmi standard, filo frettoloso, Andrea? Però è sul suo, non è? Ritmi. Sì, esatto. Gualemi. Anche su i tiri diretti Gualemi fa male. Per adesso la differenza, Gianluca, secondo me l'hanno fatte il tipo di marcatura che sono state fatte, sì, su tiri presi. Sì, sì. Perché alla fine, insomma, 3 tiri 180 per Gualemi, 3 tiri presi altrettanto bene, magari 120, 130 quarta. Lì c'è tutta la differenza. Il mondo attenzione! Un trucco, un barbatrucco di quarta che fa un cacalcio. Cacacalcio! La prendi di 2, la ricalcia di 3, pubblico magari non tutto esperto oppure non si è accorto di questo. Sì, no, solo 2. Doppio tocco, c'è stato qualche timido applauso, ma chiaramente. Vabbè, ma si fa per lo spettacolo. Vediamo se per lo spettacolo Matteo ci regala questo giro rovescio, credo ce l'abbia. Sì, se taglia in quel modo lì vuole appoggiarsi al pallino e tirarlo stretto e in difetto di ciò fa i birilli. Eccolo qua. Grazie Matteo. Glielo chiedi e lui lo fa. È troppo bello commentare Matteo, è troppo bello.
questi qua non sono veri, no. Sì, insomma, Perché dici sono la pubblicità sul, del, per il, del biliardo di sicuro, però questi fanno venire anche la depressione. Io ho già un paio di ma considerare, con tutto il rispetto a chi verrà dopo al televisivo dopo aver commentato questa partita qui, chiaramente è facile che il livello cali. Guardi, guarda, io sul televisivo dopo una partita così giocherei forse solo biondi in Ashimbe. Sì, perché almeno la prendono a ridere. Bravo, bravo. Perché facciamo show in un altro modo. Lo possiamo buttare a livello Jalapas, capito? Ragazzi, gran biliardo. No, stavo leggendo un commento in cui dice: maledetti, questi chiudono un set a 400 in 10 minuti. Sì, effettivamente c'ha ragione. Sì. Non sono, ci fanno, sono deleteri anche per il canale, sì, per i minuti di visualizzazione. Sì, sì. Allora, adesso a parte le battute, quarta, se vogliamo, leggermente meno preciso su queste cose. Cioè, non è stato aggressivo. Matteo ha trovato di più la strada del castello, e quindi ha trovato meglio il tavolo. Fondamentalmente la chiave di lettura penso sia questa. Qui probabilmente questo, giustamente, era la paura di andare sul largo. È un tiro che imposti sullo stretto per poi farla allargare o prenderla così com'è, e questo succede. C'è il prendere gli 8 o i 4 in questo caso. Guarda, ancora sul largo, la forza è buona. Vuole in una delle specialità della casa, vediamo se... Questa, come direbbe il mio maestro Enzo Garini, è una 17-18 qualsiasi. Manda pure lo Strator, Fabian. Ho capito, ma non è detto proprio farle tutte. Si può fare anche qualcosa meno. Che poi, difetto, se va bene, non faccio 60, faccio il 36 più velenoso, che chiudo tutte le strade, almeno... A posto. Non ti è piaciuta la replica, perché a fare 60, almeno quarta, ritira un calcio di tre sponde sul largo, ma almeno ritira, così tira al volo. Si ha fatto birilli più qualitativi, anche dal punto di vista celestiale, no? Perché... questa si è abitata nettamente, non leggermente. Alla fine non è andata malissimo, da come si sono messe. Vediamo se rischia questo sfaccio di colpo in testa. O perlomeno qui li perde scempi. Sì. Sfaccio di colpo in testa, tre passate di tre lunghe. Vediamo un po'. Che ha rimpallato. Qui... Attenzione questa gialla, si vedeva proprio... Questo è un barbatrucco, un super barbatrucco che se ci va anche... A posto, tutto completo. Bene. Questo. Diciamo che qui la stellina non ha guardato quarta. No, qui è una cometa che ha guardato Matteo, facciamo così. No, tra l'altro è un peccato perché sembra, no, che poi dopo si macchi questa... Ma no, assolutamente. Sta giocando obiettivamente meglio. Sì. O effettivamente poi dopo questo tiro qui... ha un ulteriore peso specifico. Certo. Perché insomma, queste sono oltre i 34, che sono tanti a semplice doppi. Diciamo, cioè, che è il momento in cui sono arrivati anche questi 34. Mi sa che deve tirarla di effetto a tenere se la vuol toccare. Cioè, non ha neanche la lunga per arrivarla. Con quel pallino lì si è messo. La deve tirare a mo' di garuffa sul largo. Vedi? No, gioca di schiacciata, sì, a fare... Di tre, sì. Non so se gioca l'accosto, ma a mo' di garuffa, perché doveva tagliare ancora di più, ma non era... Forse vedeva lì, ci sta anche... No, ha tirato dove vedeva, ha tirato dove vedeva. La lascia lì, addirittura, gli gioca anche questa. Ah no, era andata a guardare il filotto di una passata e mezzo... ad andare a pallino, però obiettivamente è un rischio che a 70 avanti e biglia libera a disposizione non mi prenderei. La valutata gioca a scendere Gualemi. Sì, diciamo, non vuol dar modo a quarta di così. Adesso quello sicuro che deve fare è levargli le strade dal rientro, sì, il più possibile sicuro di fare difesa centrale, addirittura insomma esplode il castello, ne realizza
40, una volta che ha messo la sua lì, anche se rimane un po' abbondante, non li perderà doppi, ma tra l'altro è rimasta anche dentro, quindi difesa perfetta addirittura di Matteo, accompagnata da una marcatura consistente, difficile volerla meglio di così, eh. La prossima volta questi due qua si fanno giocare a tempo, mm. Si dice, guardate, dovete giocare 5 ore, alla fine delle 5 ore chi avanti, chi avanti a vinto. Tanto si può, no? Il calcio sta facendo adesso quello che mi dicevi, il... sì. Gli esperimenti, gli esperimenti dell'espulsione a tempo, e noi faremo a biliardo la partita a tempo. C'era già stata, sì, sì. Sai chi è il campione in carica della partita a tempo? Allora, tanto non c'è più il canale, si può dire, su Tele Monte Carlo 2, con conduttore, ah, è vero, Benedetti, ricordo, è Cavallini, il campione in carica è Cavallini. Me lo ricordo, sì, sì, un vago ricordo. Si giocava a tempo. Gli correva un po'... Nello snooker fanno lo shootout. Sì, lo shootout, mm. È una forma di shootout in effetti. Sì, sì. Mi sembra siano 15-20 secondi a tiro, qualcosa del genere. Poi quando se ne mancano 10 senti pic pic, che diventa tutta la tensione, se stai lì brandeggiando e senti pic pic, c'è un fastidio che tira in terra, eh? 3 di calcio per Gualemi sul largo del Castello. Ne ha sbagliata una Matteo, eh? Oh là là. E allora quell'angolo lì è ufficiale, allora allarga, perché è se Andrea l'angolo dove l'ha lasciata di Lena, bravo, è quello. Poi Andrea le ha fatte tutte larghe. 3 indizi sono la prova. Tanto vediamo se riesce a mantenerla di 3,5 sotto il Castello quarta. È importantissimo per lui realizzare questi 38 punti e non concede una replica subito a Matteo, ma sa che replica Matteo ce l'avrà. Non credo di prima, Matteo si fidanza volentieri con questo tipo di conclusione di mezza garuffa. E precisissimo Gualemi, ancora a segno, ancora 36 punti. Concede una conclusione praticamente identica a quarta, con la sola differenza che lui... a 100 punti, oltre 100 punti di vantaggio. Quarta qui deve sicuramente replicare marcando, deve cercare di avvicinare la sua alla sponda. Qui intercetta un pelo di biglia, scappa via con la sua, lascia la biglia di Gualemi attaccata alla sponda corta. Questo pallino potrebbe fastidire un po' Matteo, credo che sia proprio sulla garuffa. Non penso. 5. Andiamo lì, eh. No, ce l'ha a scendere. Ce l'avrebbe. A parte che qua sono stato generoso. Prova a disegnarla al volo. Una battuta di questo tipo a scendere di mezzo, sì, effetto. Manda lo Strator, sì, Fabian, per cortesia. Sì, sì. Gioca a battere nel 10 di poco effetto a prendere la stretta. Sì. Ce l'ha su una presa di palla. Oddio. Non si era fidato, non si è fidato a battere ad effetto perché aveva paura di scartare, secondo me. Sottosponda in quel modo, ma aveva paura di fare. Vediamo se ci va. Questa è un'occasione per Andrea. Sì, un'occasione. È uno spillo, ma un'occasione, perché se fa 60 e la tocca, leva il birillo rosso e si ritorna dentro, certo. Vabbè, sicuro. Tu dici: delicatissima. O la faccio, perdo. Vediamo quanto scivola. Ah. Il birillo ci va adesso? Nessuno dei due, probabilmente. Quello lì? Ma. Abbiamo una soggettiva? Riusciamo ad arrivarci? Secondo me ci va, sai, ci va anche abbondantemente. Sì, sì.
Sì, se l'ha messo l'arbitro e non hanno detto niente, ci va. No, ma c'è proprio anche posto, sì, c'è molta aria. Sì. Ma io questa non tiro. Questa gliela do in mano con serenità. Ma dice passarci in mezzo, per una follia? No. A toccarla, a passare in mezzo proprio sì, di qua. Sì, ho capito. Ma... di qua tiri così. Per ma muoverla. Tiri per far finta. Almeno io non tirerei. No, ma te l'ha tirata questa. Boh, anche presa. No. Per mamma un centimetro, mia. Per un centimetro. È l'unico modo per non pagare il calcio è appiccicargliele lì, arrivarci di misura. Ora, bravo, poi come abbiamo detto mille volte, le scelte di un fuoriclasse sono tali, diciamo, perché lui è un fuoriclasse. Si è dato un 2% di possibilità però a rimanere corto. Secondo me l'aveva nella testa già quella palla lì, però ripeto, le scelte di un fuoriclasse non si possono contestare. Lo dice, se mi trova uno scivolo arriva a toccarla a baciata, se no rimarrò corto. Esatto. Però nel frattempo bisogna trovare anche quella strada, insomma. Dio, danni non ne fai, perché non è che la sbagli. Lì sono da bere 32. Sono qualcosa, è come quando il fenomeno a pallone a spalle alla porta, non lo guarda neanche la porta, si gira di colpo e la mette all'incrocio. C'è un qualcosa, se no si chiamerebbero fuori classe, no? Sarebbero dentro alla classe. Noi siamo dai bidelli. Collaboratori scolastici. Non esistono più bidelli. Aggiornati, social. Ma secondo me il bidello era proprio una bella figura. Sono collaboratori scolastici. Vabbè, loro, hai capito. E qui c'è tanto di giacchetti. Di giacchetti, questo è il famoso tiro alla Giacchetti. Diminuisci la forza per trovare o la fotografia, come la chiami tu, risponde, oppure il pelo e la messa di traverseno. Questo. Da libero di testo. Sandrino che ha perso ieri con Attianese, che non so se fosse la finale di batteria. Sì, credo di penso sì. Di sì. Perché 3,46 a 2,66. Gualemi. Attenzione. Tutto bene, Matteino. E anche, diciamo, nella cattiva sorte non è andata poi così male. No, ma era per ringraziarmi anche delle scelte prese. L'ha proprio voluta tirare la Nascimbene originale. No, però ammettilo che non mi stanno più partendo queste robe qua. Devo essere proprio. Perché non è gilet. Bravo. No, guarda, anche col gilet non mi sono partite, socio. Infatti mi sono agitato a morire. Mi partivo anche forte. E qui diciamo che sulle finezze non è, sulle sfumature non è sicuramente la partita di quarta. ...26 per Gualemi su questo traversino, si mette a 3,72. Quarta si stava indirizzando per l'angolo e poi adesso vedrai che tira veloce qualcosa alla lunga, l'angolo avrebbe poco senso. Secondo me. Ma l'aveva messa nel punto che tanto ti viene così, eh. Ascolta, Nico, secondo me la forza era buona, secondo sì, me sì. La scelta è quella. Certo, sì, sì. Però 90 su 100 ti viene così. Sì, la sì, tua è alta, c'ha quell'angolo lì, cerchi di battere un po' più in giù, affondarla di colpo, ma l'angolo di partenza è quello. Intanto Matteo fa 20 split. Punti. Split, giusto per ricordare il bullying, visto che... I nostri amici del bullying. Sì, i cugini.
Quarta si dà una chance con questi 52 punti. Sì, sì, Quarta non ha fatto una piega. Si mette a 326. Che va addosso. Io mi ricordo una volta Borroni tirò una roba del genere, fece lo striscio di misura. Sì, sì, ma ha tirato andargli addosso, ha tirato quello, certo, che hai visto. Quarta ad aprire di seconda. Abbiamo 20 punti in seconda passata al triotto, 28 in totale. Vediamo dove termina la corsa della biglia bianca. Rimane sotto al castello. Ed è lì Andrea. A 354 punti, si mette per 46, ne manca 8 a Gualemi, che però è impegnato a battere una 2 a mo' di 3. Sì, sicuramente non impegnativa, ma... No, è una diagonale non impegnativa perché parte da sotto il castello con l'avversaria nell'uscita prossima al 20, ha proprio la diagonale che di palla piena dai birilli e quindi tutte le forze vanno bene. O meglio, tutte le parti di palla vanno bene con la stessa forza, anche per la salvezza. Vediamo la biglia bianca di Matteo dove va a finire. Ah, una bella notizia questa per Matteo, anche se no, sembra puntare la palla. Se rimane dentro il cannibale è fondamentale, perché qui è andata bene secondo domanda. Me guarda che abbia fatto solo 4, perché se avesse fatto 18 avrebbe perso sul colpo. A tirare gli stretti è fatto quel pallino lì o sì, c'è... No, è attaccato. Ma è più facile sfidargli tra il castello e il pallino? No, secondo me deve tirare la garuffa regolare se ce l'ha. Ah, gioca addirittura di parabola. Ah, allora se lo fa buono di pelo, se gioca la garuffa di parabola. A me deve giocare regolare la garuffa. 36 punti per Quarta e chiude. Sicuramente un bel match, è durato un po' troppo poco. Sinceramente non me ne voglia Matteo, ma io pensavo e speravo che arrivassero alla bella. Beh, diciamo che la bella ce la saremmo goduti per regalarci volentieri. Un 7 in più, anche perché due campioni di questo calibro, insomma, prima che riabbiamo una partita del genere, insomma, si dovrà andare un po' più avanti nel tabellone. Un po' più avanti nel tabellone. Tra l'altro vi dico che dopo c'è un'altra bellissima partita, salvo errore di omissione, e è la partita tra l'esordiente Cosimo Margiotta e il campione del mondo del 2019 Ciro Davide Rizzo. Ma nel frattempo voi mi raccomando non scollegatevi, perché adesso Nicola sta andando al piano di sotto per prendere due battute a caldo a questi due straordinari giocatori. Una partita giocata molto bene da Gualemi, sfumature sicuramente un po' più fortunate dalla sua parte, anche se Matteo di fatto è quello che ha giocato un po' meglio. O meglio, Quarta ha finalizzato un po' meno e ha trovato un po' meno la strada dei birilli di sponda. Voi adesso godetevi qualche secondo di highlights e poi diamo la linea a Nicola per chiacchierare un po' con loro. Nicola è già con Andrea Quarta, mi dovrebbe sentire anche Andrea. Ciao Andrea. Ciao Luca, buonasera.
Buonasera. Ciao Andrea. Allora, che dire, noi abbiamo fatto questa analisi un po' così a freddo. Secondo me non hai troppe robe da rammaricarti, perché secondo me hai giocato bene. Quello che hanno fatto la differenza sono state la quantità delle marcature che ha fatto Matteo quando è andato a segno rispetto alle sue. Nella prima partita, alla fine, Matteo ti ha fatto 3 volte 60, e quindi alla fine quelle marcature hanno avuto un peso specifico per la vittoria anche del primo set. Sì, sì, di rammarico nella mia vita non ho mai avuto niente, anche perché Nicola o Luca ho vinto quello che ho vinto, sai, vincerlo 4 volte San Vincent credo che non sia proprio da tutti. No, quindi, sei l'unico. Quindi per rammarico, assolutamente rammarico zero. Lui, dobbiamo dire, è stato bravo, è stato premiato, che entrava sempre nei pieni massimi. Mi ha sbagliato un filotto che forse mi poteva cambiare la partita, mi ha mandato al volo. Però ci sta Luca oppure Nicola, perché è un gioco e va così. Certo, comunque più che altro il dispiacere è aver pescato al 128esimo di finale subito alla prima partita, no, sono due sconti da Titani come voi due. Guarda Nicola, no, io sono solo contento. Uno dice sarà un bugiardo Andrea, no, a me piace proprio giocare con Matteo, con tanti altri big a prima partita, anche perché non sto sperando a raggiungere il quarto classificato come tanti, sai, che dicono ho fatto quarto, cioè a me interessa perdere come adesso subito e dar la mano di bravo a Matteo. Sì, Andrea, no, chiaramente c'è una cosa, tu sei al quarto titolo vinto, è difficile raggiungerti, l'unico che poteva farlo ero io, arrivare a 5, però ho smesso, quindi non posso batterti il record dei campioni. Quindi sono stato fortunato io questa volta, dai. Esatto. Grazie Andrea, sicuramente ciao, ci grazie. Vediamo il prossimo anno, buon ciao, Natale Andre. Grazie. Prendiamo due parole che con Matteo, complimenti perché hai fatto una grande partita. Nel primo set hai fatto 3 marcature da 60, sono state davvero valide, quelle hanno spostato un po', diciamo che sui tiri presi chiaramente ti eri molto più preciso, insomma, o anche sicuramente il biliardo ti ha pagato di più, però a parte quella sbavatura su quello sfaccio dove oltretutto insomma hai fatto proprio il pieno e cavalli, però insomma hai giocato una partita davvero molto molto bella. Sì, ho cercato di fare il mio, nel senso che vedevo che lui era in difficoltà e ho cercato di non far danni. Quando ho fatto i danni, per fortuna, mi ha detto bene, perché comunque insomma, in quella partita in cui ho fatto i 34 lì, anche se devo dire, se mi piace, sai, sempre analizzare, certo, tutto, ecco, nel globale. Io ho giocato uno striscio di calcio, ho fatto 52, poi ho fatto un 36 di giro bello, e mi sono affidato un attimo all'impatto col pallino, perché so che posso pagare un giro di calcio, però mi ero messo bene, che quasi non c'entrava. Lui cacalcio, giustamente ha cercato, certo, di entrare, però cacalcio 60, certo, fa male, sì, diciamo. Sì, sì, ecco, certo. Detto questo, ho sbagliato 2 volte e mi è andata bene. Quindi comunque io ti ho preso ancora una volta tutte le scelte, nasci bene. Sì, ma è Matteo, è falso. Quella candela ha detto, vatela a rivedere. È falso come una moneta da 3 euro. Con le biglie dritte sulla lunga. Lì era bellissimo. C'era pallino, ma ha detto, non lo so se è tanto bella. Solo le velocità mi partivano sempre un pelo più lente di quello che pensavo. Di calcio mi partiva bene sull'effetto. Davanti proprio non mi partì. Cioè, senti, quella palla che hai lasciato l'hai giocata di striscio, gli ha dato un pochino di taglio, non abbiamo capito se l'hai giocata proprio di battuta. Allora, e sinceramente lì è un qualcosa di veramente un po' strano, perché io ho provato il tavolo, mi sembrava regolare sinceramente, però mi ricordo da sempre il televisivo, quella sponda lì tende a scivolare un po' di più. Ho giocato 2 sponda palla, non avevo giocato grandissimi tiri da quel lato e sono sempre entrato e mi sono tenuto un filo più largo con questo ricordo, però insomma lasciarla significa che in quel momento non hai, come dire, percezione del bersaglio, no? È un po' grave lasciare palla. Però dai, è andata così. Comunque Matte, ti ringrazio anche di aver tirato uno sfaccio proprio in mio onore.
L'ultimo, quello dove hai rimpallato, l'hai proprio tirato alla Nascimbene originale, grazie. Ti ripeto, sai, quando non ti parte le velocità. Ma lì che come l'avevi in testa quella palla lì? Volevi incrociarla? Ma in testa era bella perché il tavolo, diciamo, non rientra tanto. Quindi, diciamo, appena scanso rimpallo, secondo me va lì, va verso il centro di Castello. Solo avevo uno stacco tra le biglie sul frontale che non era quello ideale, ero in difficoltà sinceramente. Le tiravo un po' con la paura, sai, quando non percepisci quello che tiri. Però che devo dire, è così, ci sta. Insomma, spero andando avanti di entrare, di carburare un po' meglio. Capito? Spera di carburare un po' di più, Gianluca. Sì, un po' meglio. Vabbè, digli qualcosa tu che io non ho voglia di dirgli niente. Bravo, Matte. No, vabbè. Bravo, bravo. Grazie, dai. Gianluca, ti ridò la linea e faccio l'in bocca al lupo a Matteo. Grazie. Per il proseguo della manifestazione. Ciao Matte. Beh, sono anche belle, no? Le parole di Matteo dal punto di vista tecnico, cioè la spiegazione di quelli che possono essere gli errori, anche di pensiero, vedete quella mezza garuffa. Guardate anche il giocatore esperto, chiaramente, che ha calcato questo palcoscenico tante volte, mi ha detto: io mi ricordavo che quella sponda lì allargava, scivolava un pochino, allora mi sono tenuto un filo più stretto. Chiaro che sono cose celestiali, ripeto, poi sono cose, ragionamenti anche come scelte, come spesso diciamo, del fuoriclasse, quelle non vanno assolutamente contestate. Belle anche le parole di Andrea, che ha detto: ma giustamente, io, ma ci mancherebbe altro, vengo per vincere, quindi giocare con Gualemi alla prima, alla terza o alla semifinale cambia realmente poco. Quello che è certo è che vedere giocare questi due giocatori, questi grandi campioni, mette un po' in pace con il biliardo e fa anche un po' invidia. Vabbè, ma quello magari non glielo diciamo. Noi vi diamo appuntamento a tra poco, i giocatori sono già sul tavolo per provare il biliardo, parliamo del campione del mondo 2019, Ciro Davide Rizzo, che se la vedrà contro l'astro nascente, uno degli astri nascenti, scusate, del biliardo italiano, Cosimo Margiotta, arrivato qui con me, Nicola, per salutarvi, anche se sarà un commiato di pochi minuti, perché ritorneremo a brevissimo in diretta su Billiard Channel. Quindi Margiotta Rizzo tra poco. Margiotta Rizzo. A dopo allora. Ciao.